Si tratta di posti letto convertibili in poche ore per poter accogliere pazienti in condizioni critiche in caso di emergenze sanitarie. In tal caso, la nuova terapia intensiva e semi-intensiva sarà indipendente dalle altre unità operative, essendo stata concepita con accessi e uscite dedicate ai pazienti e al personale medico e sanitario, di zone di filtro per la vestizione e la svestizione del personale e zone per lo stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale. Con l'inaugurazione di questi 18 posti letto, 10 di terapia intensiva e 8 di terapia semi-intensiva, che saranno pronti qualora ci dovesse essere la necessità, ci auguriamo tutti che non succeda mai più, ma che mettono in evidenza come la flessibilità organizzativa, logistica e strutturale del sistema sanitario veneto, dei piani nostri sanitari di sanità pubblica, insomma, sia stata la carta vincente. Perché oggi pensare che noi abbiamo già delle postazioni attrezzate che immediatamente possono essere rese disponibili diventa fondamentale nell'affrontare anche situazioni critiche qualora dovessero emergere, ma soprattutto dimostra anche come poi continuiamo a investire nel nostro sistema sanitario, nelle nostre strutture, nei nostri 68 ospedali e per quanto riguarda anche le attrezzature di ultima tecnologia. Si tratta di posti letto convertibili in poche ore per poter accogliere pazienti in condizioni critiche in caso di emergenze sanitarie. In tal caso, la nuova terapia intensiva e semi-intensiva sarà indipendente dalle altre unità operative, essendo stata concepita con accessi e uscite dedicate ai pazienti e al personale medico e sanitario, di zone di filtro per la vestizione e la svestizione del personale e zone per lo stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale. È stato un cantiere velocissimo, partito a giugno di quest'anno, non appena abbiamo liberato l'area dagli ultimi pazienti Covid, e terminato pochi giorni fa. 18 letti di area critica, speriamo di non doverli utilizzare, la utilizzeremo per i ricoveri ordinari di area medico-riabilitativa, ma è chiaro che nel momento in cui ci fosse un'emergenza sanitaria di qualsiasi tipo e la regione ci chiedesse la disponibilità di questi letti per questa azienda o anche per le altre aziende della regione, noi in 24 ore la rendiamo, massimo 24 ore la rendiamo disponibile per il trattamento di pazienti in fase critica. Noi ringraziamo la Regione del Veneto e l'ASL 4 perché da molti anni si dimostra una vicinanza materiale, oggettiva nei confronti dell'ospedale di Jesolo con numerosi investimenti, e proprio il fatto di avere un ospedale, un presidio sanitario di alto livello è anche garanzia del successo dell'offerta turistica della nostra città, ma direi della costa veneta. Perché? Perché ormai è dimostrato che numerosi turisti, soprattutto di provenienza straniera, di quel segmento family, scelgono la destinazione meta delle proprie vacanze anche e soprattutto in base all'offerta sanitaria.